L'aeroporto di Napoli come motore di sviluppo dell'economia campana. A illustrare i numeri uno studio condotto da Nomisma e presentato nella sede dell'ACEN, Associazione Costruttori Edili Campani. Lo scalo di Capodichino rappresenta un'infrastruttura strategica e i dati raccolti e condivisi dallo studio sono piuttosto chiari. Sotto la lente di ingrandimento dello studio le informazioni riguardanti il traffico dell'aeroporto, raccolte grazie alle ultimissime tecnologie di monitoraggio. Sentiamo il commento di Carlo Borromeo, presidente di GESAC, Paola Piccioni, project manager di Nomisma e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Tutto molto bene. Lo studio che presentiamo oggi, fatto da Nomisma con grande oculatezza e serietà, ci dà i dati di una cosa che tutti immaginiamo, ma che è bene quantificare, e cioè che c'è un impatto dal punto di vista economico ed occupazionale notevole. Ovviamente un territorio molto connesso con altri territori ha sicuramente un impatto sia sul turismo ma anche sulla produzione, sugli investimenti. Viene presentato questo rapporto sull'aeroporto che mostra come l'aeroporto sia un grande asset di sviluppo economico della città, sia nell'indotto diretto sia nell'indiretto. E quindi rappresenti una grande opportunità per Napoli che noi dobbiamo salvaguardare lavorando sempre più insieme.